Color che muove il mondo. Si chiama così il progetto promosso da associazioni pescaresi che ha vinto il bando finanziato dal Ministero della Cultura. 49.600 euro che potranno essere impiegati per interventi di rigenerazione urbana. E siamo felicissimi perché su oltre 1.500 siamo rientrati nei 37 vincitori e siamo gli unici in Abruzzo, quindi in qualche modo rappresentiamo questa regione. Si tratta di un progetto, diciamo, rivoluzionario perché tenta di, noi vogliamo in qualche modo recuperare tutto ciò che è le decisioni che vengono dal basso. È una specie di resistenza culturale, prima che urbana, perché vogliamo andare a recuperare spazi che attualmente non sono più della città di Pescara. Lo sono fisicamente, ma sono a volte dimenticati, sono a volte abbandonati. Per cui vorremmo, stiamo lavorando per la città sotto questo punto di vista, recuperarla a tutta la cittadinanza. Quindi questo è il primo punto. L'altro punto importante è che si muove tutto quanto sull'asse del fiume, quindi sui due, i due lati, diciamo. E il fiume di Pescara non è soltanto la memoria di Pescara, è anche il futuro di Pescara. Gli interventi si concentreranno sulla zona lungo il fiume Pescara e prevedono la riqualificazione del parco fluviale e della pista ciclopedonale. In questa organizzazione che abbiamo messo su ci sono non soltanto diciamo, le organizzazioni, noi siamo capofila, ma ci sta comunque Confcommercio, ci sta l'Istituto Comprensivo di Pescara 7, c'è il MIBE, Liceo MIBE di Pescara. E c'è la Confcommercio e poi ci sono tantissime associazioni del territorio.